Nuovo sindaco di Lanciano, l'unico del centrodestra ad aver vinto in Abruzzo. Che cosa è stato? Cosa c'è stato di diverso qui rispetto alle altre parti? Non saprei perché non conosco le altre realtà, però vedete intorno a voi grande entusiasmo. Penso che questo entusiasmo era fondamentale per poter vincere in una città dove non eravamo forza di governo, eravamo così dei semplici cittadini che volevano tornare ad amministrare questa città, per cui chiaramente forse questo entusiasmo maggiore ci ha portato a vincere. I nostri concittadini hanno fatto una scelta ben precisa. Mi fa piacere, siamo contenti. Insomma. Una coalizione ricca di forze partitiche e civiche, domani tutti d'accordo per una nuova squadra di governo? Ma io ho detto che se avessi avuto i problemi su costruire una squadra di governo non mi sarei neanche candidato. Ci sono le capacità da parte di tutti di capire che adesso abbiamo vinto le elezioni e bisogna costruire in pochissimo tempo un qualcosa di importante per la nostra città. Ecco, stasera come festeggerà? Non lo so, per adesso così. In realtà sono un tipo molto asettico sui festeggiamenti, nel senso che se fosse per me metterei a lavorare anche adesso. Leo Marongiu, i giochi sono terminati, non è bastata l'alleanza con i 5 Stelle per ribaltare quel risultato del primo turno? Ci siamo arrivati veramente vicini, eravamo molto ottimisti, sentivamo l'aria, sentivamo un grande entusiasmo e infatti poi alla riprova dei fatti le sensazioni che avevamo erano quelle corrette. Abbiamo eroso 1200 voti, 1300 voti rispetto al primo turno, però poi la democrazia è questo. Diceva qualcuno, è la democrazia bellezza, in democrazia si vince e si perde, quando si vince si festeggia, quando si perde si accetta il risultato. Ho telefonato immediatamente al nostro sindaco, al nostro nuovo sindaco Filippo Paolini, per augurargli in bocca al lupo, perché la campagna elettorale è finita e da domani dobbiamo pensare tutti quanti a Lanciano, loro, Filippo Paolini con la sua squadra dalla maggioranza e noi a svolgere il delicato ma importante ruolo di opposizione in Consiglio Comunale.